3, 2, 1, sono in video, registro. Allora, faccio questo video, ragazzi, prendo chiaramente sempre da Facebook, quindi tutti i casi reali che sono pubblicati su internet, di cliniche che chiaramente non stanno in Italia. Vi faccio vedere, ho fatto una raccolta qua di fotografie di questo caso che ho preso da questa pagina. Vi vado a tracciare sulla lastra quello che è il profilo dell'osso e spiegare quelli che sono i problemi. Questo è un classico caso di pazienti a cui hanno messo i denti incollati sopra gli impianti dentali. Infatti, se si va a vedere la protesi, si vede che è una protesi questa dove le corone, ok, che sono, o meglio, l'arcata superiore ha dei fori all'interno. Ve la traccio qua, che vanno a inserirsi sopra questi perni che fuoriescono dalla gengiva. Il protocollo corretto non prevede che ci siano perni, tra l'altro limati come qua, sporchi. Vedete la gengiva anche in che condizioni è, tutta infiammata vicino all'impianto, anche da questo lato. Guardate tutto quello che c'è depositato qua attorno all'impianto dentale. Ma invece dalle gengive non devono uscire questi perni perché le protesi non vanno incollate. La protesi, se la andiamo a vedere, ha i fori che servono a mettere dentro la colla al cemento e poi zepparla così sopra gli impianti. Poi rimane tutto un bordino con un cappello largo sopra la testa dove entrano gli spifferi. La colla in cemento si scioglie con la saliva, dentro ci entra tutta la saliva con i batteri e si innesca quella che è la perimplantite, l'infiammazione cronica delle gengive. Per di più, sono stati mantenuti, mettendo gli impianti, i denti qua sotto con la piorrea, con la parodontite. Sono stati ripuliti, però una volta ripuliti, dentro qua ci sono puliti, anzi un parolone, sono rimasti gli spazi dove si incastrerà il cibo, ci sono le tasche, vedete tutti questi spazi qua sotto sono degli spazi dove si incastra cibo, significa che quello dà da mangiare i batteri, la piorrea continua e sono denti quelli che comunque il paziente va a perdere. Questo è un paziente che dovrà tornare all'estero per comunque andare a continuare il lavoro sotto. Quello che succede è che mantenendo i denti sotto, ne ha mantenuti praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il problema non è mantenere 7 denti, il punto sono tutti i denti che sono già stati persi. Quando siamo sotto al 30% dei denti che sono rimasti, conviene togliere tutti i denti. In più sopra vedete che c'è questa sorta di cappello che accementa sugli impianti, che va a ricoprire tutti gli impianti. Guardate già la sporcizia anche che c'è qua tutta attorno a questa protesi. Quello che succede è che se vado a vedere la lastra, la salute attorno agli impianti dentali non è assolutamente ottimale. Si vede qua sopra, per esempio, che l'osso si sta già ritirando attorno agli impianti dentali. Se io vado infatti, vediamo un po' se riesco a zoomare qua, vediamo più, sì, qua riesco a zoomare. Vedete che l'osso che doveva stare in realtà a questo livello, l'osso doveva stare proprio a questo livello, si sta già tutto riassorbendo, stanno già venendo esposte qua delle spire degli impianti dentali, delle viti, sia qua che qua. L'osso che prima doveva stare a questo livello si sta tutto riassorbendo. Nell'arco qua già di un anno dovrà svitare 1, 2, 3, 4 impianti dentali, rifare di nuovo la ricostruttiva ossea, mettere impianti dentali. E questo succede perché nella bocca, vedete, sono state mantenute le zone anteriori, radici che sono in completa espulsione dall'osso. Le radici in realtà terminano qua, in questa posizione. L'osso originariamente si trovava a questo livello. Quando l'osso si riassorbe così tanto, le radici sono in espulsione, conviene andare a togliere le radici e mettere all'interno della bocca invece degli impianti dentali, delle radici artificiali. Ma quando il paziente non può fare questo lavoro, magari per motivi economici, quello che conviene fare è aspettare. Noi diciamo sempre ai pazienti: se non si possono curare
Tutte le problematiche all'interno della bocca conviene aspettare e iniziare le cure quando si può affrontare il problema. In quel caso sarebbero stati messi qua altri impianti dentali. Due, il paziente ha molto osso, vedete qua, per mettere impianti nelle zone più posteriori. Anche sopra sarebbero stati dovuti mettere impianti qua dietro e aggiunti quindi dei denti. Nelle zone più posteriori. Chiaramente questo va valutato. Ci sono dei casi in cui conviene mettere 6 impianti, sono quelli casi in cui l'arcata superiore è più stretta, molto più stretta di quella inferiore. Allora, quello è un caso particolare. Ma ciò non toglie che comunque questo è un paziente che è stato comunque curato con una sistematica qua di impianti con denti sopra gli impianti incollati, cementati. Questo è esattamente quello che si verifica quando il lavoro non è preciso. Guardate qua il profilo. Questo è il profilo dell'impianto dentale. Qua attorno c'è il colletto sul quale deve poggiarsi la capsula. In realtà la capsula, i denti, vedete che il profilo è molto distante dall'impianto. Guardate qua sotto, addirittura il cappello non chiude sulla testa. La testa dovrebbe, il dente chiudere fino a questo livello, in realtà qua c'è un bel gap, uno spazio, come pure qua, dove si incastra cibo, saliva e si innescano tutte le problematiche che portano al riassorbimento dell'osso. Qua invece c'è addirittura la capsula, il ponte che è stato messo più largo dell'impianto dentale. Guardate quanto è larga qua la corona e quanto invece è stretto l'impianto dentale. Praticamente questo è l'impianto dentale, è come se io ho un cappello così largo. Stessa cosa anche su questo impianto e non a caso noterete che i grossi problemi si hanno proprio in questa zona. Se io zoomo indietro, qua dove è stato messo questo lavoro incollato, molto più largo dell'impianto stesso, il lavoro sta creando poi dei problemi di infezione attorno agli impianti. Il motivo è allora perché vengono fatti questi lavori così incollati? Anche qui sotto guardate l'imprecisione che c'è. Vengono fatti questi lavori incollati per risparmiare. Ok, per risparmiare. Ci sono cliniche, guardate qua addirittura. Qua termina l'impianto dentale, il diametro, e qua invece c'è il cappello. Immaginate tutta la roba che si va a incastrare qua sotto, e l'alito anche del paziente. Questo perché ci sono cliniche all'estero che accettano di curare i pazienti senza fare lavori completi. Noi ci chiedono sempre: ma perché mi devo curare sopra e sotto? Perché la bocca è un insieme, non si può curare prima sopra o poi sotto. Poi ci sono cliniche all'estero che fanno quello che si chiama split payment, ovvero si paga avanzamento stadi. Molti pazienti non possono neanche all'estero fare una cura completa, fanno allora una cura parziale, ma quello equivale a buttare i soldi, perché fare una cura parziale significa mantenere l'infezione, come in questo caso nella parte qua in basso, oppure scendere a compromessi di materiali invece che usare dei materiali come i multi-unit abutment e fare dei denti avvitati invece che incollati, oppure mettere più impianti nelle zone posteriori perché il paziente non ha abbastanza soldi per fare i lavori come si deve. Quello che succede è che poi il paziente in realtà non sta risparmiando, ma sta subendo l'ennesimo danno biologico che poi dovremmo noi andare a risolvere, come molti casi di chirurgie secondarie o terziarie che andiamo a fare qua a Chisinau, ovvero pazienti che sono stati già curati male in precedenza o curati in maniera parziale, dove non sono stati usati multi-unit, ma gli hanno incollato i denti sopra. E dobbiamo andare a svitare impianti, ricostruire l'osso, andare a mettere impianti invece dove l'osso è buono e andare a fare delle protesi come si deve, che siano avvitate sopra gli impianti e non incollate. Io faccio questi video, come sapete, perché se noi abbiamo una massa di migliaia di persone informate sul web, queste persone informate sul web possono semplicemente andare con la conoscenza a diffondere quelli che sono i protocolli corretti. Un altro motivo per cui noi
utilizziamo appunto ricostruire la bocca in due tempi, in un unico tempo, ovvero sopra e sotto contemporaneamente, è che delle volte vedete se la parte inferiore è storta e vedete che la parte inferiore qua è in realtà non è dritta, perché se io vado a vedere la parte alta di questo dente non coincide con la parte alta di questo, quello che succede è che anche la parte della protesi sopra deve essere poi storta. E questo significa che da un lato i denti saranno anche più lunghi. Guardate qua quanto sono più lunghi questi denti. Lo duplichiamo rispetto a questi denti. Questo è un esatto duplicato. Vedete che da questo lato i denti sono più lunghi. Questo comporta in dinamica che la bocca si comporta in maniera sbilanciata. I denti poi si vanno a spaccare, a rompere. Questo gruppo dentale qua davanti ho detto che verrà perso, vedete che i denti che verranno fatti qua davanti poi dovranno anche questi sotto essere storti. Quindi curare i denti in maniera integrale, prima di tutto, utilizzare snodi e non fare i denti incollati. L'unico caso in cui si possono fare i denti cementati è nel caso di uno o due denti, delle volte ponti nelle zone posteriori, ma quando si fa arcata completa no, lì bisogna fare tutti i denti avvitati. Vi ho fatto vedere anche a livello radiografico quelle che sono poi gli effetti sull'osso, sui tessuti biologici di mettere denti incollati o protesi imprecise. Ecco, vi volevo dire prima perché questa protesi è molto più larga. Il motivo è il seguente, ovvero che quando il dentista va a mettere impianti, come questi con dei perni che fuoriescono, vedete che sono tutti con assi divergenti, ok, questo è l'asse di questo abutment, questo è l'asse di questo abutment, questo è un asse ancora più storto, questo qui dietro è ancora più inclinato. Se si fanno poi calzare dei capelli, o meglio un unico capello sopra tante teste, quel capello o lo tagliamo in due e quindi faccio due blocchi, uno si mette qua e l'altro si mette qua, oppure faccio un cappello molto più largo, buchi molto più larghi, ed è quello che è stato fatto qua, ovvero sono state fatte dei fori qua di ingresso sull'impianto molto più larghi, molto imprecisi, che avranno una tonnellata di cemento, poi non vanno a calzare in maniera precisa, si aspetta che il cemento indurisce, poi il paziente può prendere l'aereo e sparire. Questo, ovvero l'aver progettato in maniera sbagliata le fondamenta del palazzo, esita poi nella nascita di ulteriori problemi successivi. Quindi io dico sempre, il modo migliore di risolvere il problema è non crearlo, non crearlo. Per questo è importante utilizzare protocolli corretti quando si fanno questo tipo di ricostruttive. Se non sai fare i protocolli, se non conosci i protocolli, è meglio che non operi. Se conosci i protocolli, devi curare completamente una bocca, ok? Se il paziente non si può permettere di curare completamente la bocca, è meglio che aspetta 1, 2 anni ancora, 3 anni, mette da parte i soldi per curarsi anche all'estero, comunque non spendendo un patrimonio, ma operando e facendo una chirurgia corretta, bilanciata con quello che è il problema e con protocolli che poi non causano altri problemi, perché se no il paziente rimane nella spirale del dentista, quella che io chiamo la spirale del dentista. Spero vi sia stato utile questo video. Io vi auguro un buon weekend. Noi stiamo preparando tutto il lavoro di maggio, abbiamo molto lavoro qua a maggio, però Jan e Ingo ho sentito che vi faranno svagare tanto questo mese, stanno preparando un sacco di attività all'aperto. Qua ora il clima è ottimo e ci sarà da divertirsi. Ciao.